Blitz nella notte di una trentina di incappucciati al cantiere della TAV a Chiomonte. Lancio di pietre e bulloni. Né feriti né fermati, solo danni. E ancora tensioni al cantiere TAV di Chiomonte. Blitz nella notte di una trentina di incappucciati. Lancio di pietre e bulloni. Né feriti né fermati, solo danni. Sentiamo Gianmario Ricciardi. Un mortaio rudimentale, due bottiglie incendiarie, alcune torce, catenacci, cesoie e una maschera antigas. E ciò che resta del blitz nella notte attorno al cantiere della TAV alla Maddalena di Chiomonte. Alle 3, una trentina di persone con le facce coperte è sbucata dai boschi e si è avvicinata alla recinzione. L'allarme delle forze dell'ordine è stato immediato, si sono accese le luci e contemporaneamente è cominciato un fitto lancio verso polizia, militari, carabinieri di pietre, bulloni, oggetti vari. Non ci sono stati feriti, per fortuna. Un assalto in piena regola, come l'ultimo cui si riferiscono queste immagini. Bottiglie incendiarie, razzi e bengala, danneggiato un compressore che ha preso fuoco. Un'azione di pochi minuti che ha provocato la reazione di chi sta a difesa della galleria tunnel preliminare, giunta tra l'altro a quasi 100 metri di profondità. La risposta è stata lacrimogeni e getti di idranti. Istanti di paura, di tensione, poi velocemente, come erano arrivati, tutti si sono sparpagliati di nuovo tra gli alberi e sui sentieri. È tornata la calma. Ora lo so, non è solo questione di luogo, di casa tua o mia, non è solo lo scempio per un'altra ferrovia. Tutto è finito tra le mani di incalliti criminali, con logica robotica più che d'umani o d'animali. I boschi, il vento, il grano, l'acqua, le stagioni, perfino le idee, le risate, le emozioni. Succede un po' dovunque, qualcuno che decide di noi, della natura, come una cosa sua. Valsusa l'ha capito, Valsusa non ci sta. Il treno di Lunardi veloce fa paura, distrugge la vallata, inquina l'aria pura, dilaga la follia, uomini in gordia distruttori, gridando sarà dura, non li vogliamo più.